La stessa piazza festante di un anno fa si ritrova in un normale mercoledì di udienza generale. Il 19 marzo 2013, solennità di San Giuseppe, è la data d'inizio del pontificato di Francesco. Un ministero petrino che si apre nel ricordo di Benedetto XVI, che proprio in quel giorno festeggia il suo onomastico. Tante coincidenze, tanti segni dello Spirito Santo e molta curiosità intorno al nuovo successore di Pietro. Il gesto di baciare un tetraplegico sdraiato sul lettino è la porta per entrare nel mondo di Bergoglio, pastore della tenerezza, attento agli ultimi, vicino ai malati, ai più poveri e ai più fragili. È questo suo chinarsi sull'altro che colpisce i pellegrini presenti un anno dopo in Piazza San Pietro. Un Papa che ha colpito subito per la sua umanità, a portata di mano della gente normale, soprattutto della gente più modesta, più umile, che sono forse anche le persone che hanno più fede, insomma, no? Si aggrappano anche alla fede in questo modo. E poi è una persona simpatica, insomma, sempre sorridente. Ho visto anche oggi sulla Papa Mobile, sorrideva a tutti, abbracciava mani, è un Papa alla portata proprio dei vari fedeli, dei cittadini, di tutti. È un Papa che sta riavvicinando tante persone alla Chiesa, perché era un momento molto difficile, immagino, e con lui spero che ce la faccia a riavvicinare le persone che si erano allontanate in tutti questi anni. Il sorriso che ha quando prende in braccio un bambino o comunque dà una carezza è impagabile. Fantastico. E credo che la semplicità con cui si rivolge alle persone, insomma, premia, perché la piazza era gremita, arriva al cuore di tutti e è un grande uomo. A colpire in questo anno di pontificato non sono solo i gesti, ma anche le frasi incisive, gli appelli e gli inviti che Papa Francesco ha pronunciato. Ripeto, los consejos que nos da son muy acertados. Él nos menciona que i consigli che ci dà sono molto appropriati. Lui chiede santi capaci di usare l'iPad, di usare l'iPhone, santi che leggono e che vanno all'università, santi presenti in tutte le attività dei giovani. Lui ha cambiato il mio modo di pensare e i suoi consigli sono molto importanti per la mia vita. È una frase che è la mia, come vorrei una chiesa povera per i poveri, perché quello è la chiesa, servizio, verità, eso è la iglesia. No, tutto il resto, il piripipi, la gente non vuole quello. Vieni a camminare conmigo, vieni a bailar conmigo, e entonces todo es una alegría. Siamo qui per, prima di tutto per il piacere di poter stare vicino a un Papa speciale. E niente, questa cosa ci dà tantissimo. È una persona molto semplice e questo è sicuramente il suo bello. È veramente una persona speciale e lo sentiamo veramente vicino a noi, vicino a tutti quanti noi genitori, in tutte le famiglie, vicino ai ragazzi, ai giovani, vicino a tutti. È veramente un grande Papa.